Che lucidità avrà avuto il dirigente dei lavori pubblici Trisi di Pescara nel suo operato? È la domanda che si pongono alcuni cittadini che questa mattina hanno voluto dire la loro scegliendo un luogo non a caso, una delle rotatorie di Viale Marconi. L'episodio della droga consumata nelle stanze di Palazzo di Città viene in parte raccontato anche con un po' di ironia da chi qualche disagio l'ha patito, soprattutto per quel progetto di riqualificazione di una delle arterie più importanti di Pescara e più volte rivisitate e corretto. Adesso ci spieghiamo il perché di tutti questi lavori progettati male, fatti malissimo, con materiali scadentissimi. Capiamo dove sono finiti i 2 milioni di euro che erano stati appaltati per riqualificare questa strada, perché ad occhio nudo, per una persona anche inesperta del settore edile, diciamo che i 2 milioni di euro qui non sono stati investiti. Un progetto sballato, rimarcano i cittadini, con un linguaggio che si presta. C'è un tecnico che ha valorato tutte le teorie, cioè del fatto che quattro corsie ci potessero entrare in questa strada che era nata per ospitare due corsie. E questo tecnico si è rivelato un grande sognatore, una persona che sogna a occhi aperti, perché gli occhi fondamentalmente li ha posati su altre cose, non sui progetti che ha realizzato. Questa persona ha disegnato questa viabilità, ha accontentato un assessore, un sindaco che credevano una viabilità profondamente diversa da quella per cui nasceva questa strada, e ha accontentato loro, ma noi adesso viviamo il dramma di una strada insicura, una strada dove non ci si entra, dove gli specchietti delle macchine toccano gli autobus, dove non c'è sicurezza per i pedoni, non c'è spazio per vivere il quotidiano. Cosa chiedete? Che venga ridisegnato da persone qualificate, da persone competenti, e che non si spaccia più un abuso di potere come quello che è stato fatto qui su Viale Marconi, perché hanno dato le chiavi di Pescara in mano a una persona inaffidabile. E non è il solo progetto di riqualificazione opera pubblica che dir si voglia, fa sapere in una nota Ivano Angiolelli del Comitato Strada Parco Bene Comune, che sconta il medesimo sistema Trisi. È stato proprio il dirigente del Comune di Pescara ai tempi dell'amministrazione Mascia a consegnare Castellammare Adriatico alla GTM. I luoghi erano palesemente inadeguati ad accogliere un impianto TRM di trasporto rapido di massa in condizioni di sicurezza e regolare esercizio confortevole e sostenibile.